Buonasera, benvenuti alla scuola per questo incontro che fa un po' cambiare linea. Negli ultimi incontri abbiamo parlato molto di economia, qualcuno di voi c'era, il direttore generale della Banca d'Italia, il presidente dell'ABI. Ora cambiamo drasticamente argomento e do assieme a voi il benvenuto al nostro ospite Giorgio Amitrano. Grazie Giorgio di essere con noi. Il professor Amitrano è direttore dell'Istituto Italiano di Cultura in Giappone e io a Tokyo ho avuto il piacere di conoscerlo, un palazzo bellissimo, devo dire, altri tempi probabilmente, però un bellissimo palazzo. E oltre a questa carica che ricopre dal 2012, se non sbaglio, il professor Amitrano è docente di lingua e letteratura giapponese all'Orientale, a Napoli, ma lo conoscete senz'altro come editorialista, autore di diversi volumi sul Giappone, sulla cultura e letteratura giapponesi. Ma Giorgio, lo sai, per noi in realtà sei soprattutto un filtro, un tramite, un ponte verso una lingua che, ahimè, pochi di noi masticano in modo fluente, che è il giapponese. Certi rudimenti li abbiamo tutti, per carità, ma non in modo fluente. È un ponte importantissimo, quindi, verso una cultura straordinaria. Chi di voi mi conosce sa quanto io sia innamorato del Giappone e quanto mi piaccia quel mondo. Per cui aver conosciuto la lettura contemporanea per me è una cosa che devo direttamente a Giorgio Amitrano, e penso anche molti di voi hanno questo stesso tipo di debito nei suoi confronti. Gli do quindi la parola e lo ringrazio per essere qui con noi. Grazie ancora. Buonasera a tutti, ringrazio molto il direttore Beltram di questa presentazione e soprattutto dell'invito che mi permette, dopo quasi 2 anni, di tornare a parlare di fronte a un pubblico italiano, che è un'esperienza per me molto diventata di colpo molto insolita, e quindi sono molto felice di essere qui e cercherò nello spazio che mi è concesso di fare una piccola panoramica sulla letteratura giapponese contemporanea. È davvero un'impresa ardua, perché la letteratura giapponese attuale è molto ricca, ci sono molti autori, è una delle letterature mondiali oggi più viva e anche più seguita al mondo, con alcuni picchi particolari, come appunto il caso di Murakami Haruki, che quando io ho cominciato a leggerlo, cioè 30 anni fa più o meno, era ancora poco conosciuto nel mondo, e anche in Giappone era sì famoso, però non aveva avuto ancora il boom che poi ci sarebbe stato. Il suo primo grande bestseller è stato quello che in italiano è pubblicato con il titolo di Norwegian Wood, e in giapponese si chiama Norway no Mori. E questo libro è stato, lui aveva prima di allora già scritto diverse opere che avevano anche vinto dei premi e avevano anche avuto una notevole diffusione, però questo libro improvvisamente ha rotto proprio le dighe della, più che dighe forse ha rotto quel muro che separava la letteratura alta dalla letteratura popolare, perché fino ad allora i due generi erano molto ben distinti in Giappone. Allora, in realtà si potrebbe parlare anche solo di Murakami davvero per molte lezioni, molte conferenze, eccetera, però mi è sembrato forse interessante anche parlare, diciamo così, contestualizzare Murakami, cioè capire com'è nato, che cosa ha rappresentato in Giappone, e naturalmente per farlo bisogna parlare anche di altri autori. E poi ho voluto anche collegarlo
non soltanto ad altri scrittori, ma ad altre forme narrative. Infatti, come vedete, il titolo non è la costruzione di un nuovo spazio letterario, ma è di un nuovo spazio narrativo. Quindi io parlerò non soltanto di letteratura in senso stretto, ma di manga, per esempio, di manga o di arti visive, perché sono direi che sono inseparabili oggi. Come è noto, i rapporti tra letteratura e arte sono sempre stati molto importanti, molto fecondi in tutte le civiltà, in tutte le epoche, però diciamo che in Giappone, a partire da un certo momento, questo rapporto è diventato più stretto. Allora, Murakami è esploso prima, diciamo, del grande bestseller di cui vi dicevo. Comunque ha avuto il suo primo riconoscimento intorno alla metà degli anni 70. Questa metà degli anni 70 rappresenta un punto di svolta molto importante nella letteratura giapponese, è quello appunto in cui si rompe questo muro del alto e basso, dell'aristocratico e del popolare. Per parlare del Novecento giapponese, cosa che anche questa richiederebbe molto tempo, ma per farlo proprio in una micro lezione di pochi minuti, abbiamo una cosa che ci aiuta molto, e cioè che il Novecento è stato caratterizzato da tre grandi figure di scrittori che sono, tra l'altro, anche i più conosciuti in Occidente, incluso in Italia, e cioè Tanizaki, Kawabata e Mishima. Questi sono tre autori imprescindibili, cioè non si può capire, conoscere la letteratura giapponese, però oserei dire anche la letteratura tout court del Novecento, senza conoscere qualcosa di questi tre grandi autori. Ho scelto queste foto. Loro naturalmente si vestivano anche in abiti occidentali, come era già comune fare durante tutto il corso del Novecento, però erano spesso, in particolare i primi due, Tanizaki e Kawabata, spesso vestiti in kimono, in abiti tradizionali giapponesi. Quando Kawabata ha vinto il premio Nobel nel 1968, si è presentato alla premiazione all'Accademia di Svezia in kimono. Questa scelta dell'abito è stata una scelta probabilmente molto meditata, ma anche molto importante. Era la prima volta che veniva assegnato un Nobel per la letteratura a uno scrittore giapponese, e quindi era anche la prima volta che il Giappone si presentava al mondo da questo punto di vista, dal punto di vista della letteratura. E sì, c'erano stati già dei primi, per esempio erano stati presentati dei film giapponesi, uno in particolare, Rashomon, il primo a essere presentato a un festival cinematografico a Venezia, aveva vinto il primo premio. Insomma, la cultura giapponese aveva già cominciato a diffondersi, però questo era il momento più importante, più significativo. Poi allora il Nobel per la letteratura era molto più importante di quanto sia adesso, e quindi il fatto che lui si sia presentato in kimono ha dato, come dire, una chiave di lettura particolare alla sua presentazione. E anche il discorso che lui ha fatto è stato un discorso tutto improntato ai valori tradizionali, dell'estetica tradizionale giapponese. Il suo discorso si intitolava «La bellezza del Giappone e Dio». E poi, quando alcuni anni più tardi Oe Kenzaburo, scusate, io uso cognome e nome alla maniera giapponese, maniera che tra l'altro adesso comincia a essere utilizzata anche in Italia. Per esempio Murakami è pubblicato da Einaudi con l'ordine cognome e nome. Murakami è il cognome e Haruki è il nome.
Quindi vi dicevo, poi alcuni anni dopo, quando è stato assegnato il secondo premio Nobel per la letteratura a Hoe Kenzaburo, lui ha intitolato il proprio discorso L'ambiguità del Giappone e Dio, quindi facendo un po' il verso in tono polemico nei confronti di Kawabata, perché riteneva che questa esagerata sottolineatura dei valori estetici tradizionali fosse un modo di deviare l'attenzione da problemi piuttosto gravi, problemi sociali, problemi politici, come per esempio quello dell'atteggiamento del Giappone nei confronti della guerra, della seconda guerra mondiale, non c'era stata una sufficiente autocritica, eccetera, secondo Hoe. Quindi questi tre grandi scrittori hanno rappresentato, tutti e tre hanno avuto un forte interesse per l'Occidente nella prima parte della loro carriera e poi si sono progressivamente sempre più convertiti al culto della propria tradizione. Per esempio Tanizaki ha esordito con delle opere di forte ispirazione occidentalizzante e poi piano piano ha sempre più riscoperto il mondo giapponese. C'è un libro bellissimo che forse conoscerete che si intitola in italiano Libro d'ombra. Se per caso non lo conoscete ve lo raccomando caldamente perché è bellissimo, è una sorta di trattato di estetica sul valore dell'ombra contrapposto all'esagerata luminosità che l'Occidente ha importato in Giappone. E quindi tutti e tre sono partiti da questo forte interesse per l'Occidente, tutti e tre hanno letto molto autori stranieri, eccetera, non hanno mai rinnegato in realtà questo loro interesse, però hanno progressivamente recuperato molto la propria tradizione. Forse quello che dei tre lo ha fatto in maniera più sistematica e più forte è stato Mishima. Qui lo vedete vestito in abiti giapponesi tradizionali e qui lo vedete il giorno del suo suicidio durante un tentativo di colpo di Stato. 1970, io ero bambino, mi ricordo ancora questo caso che è deflagrato anche in Italia, se ne è parlato molto, eccetera, ma in Giappone ha rappresentato un grandissimo trauma, perché lui aveva fatto questo tentativo di colpo di Stato nella speranza ristabilire il potere, di restituire il potere all'imperatore, che in realtà era ed è tuttora una figura soprattutto decorativa, anche se di altissimo valore simbolico. Il colpo di Stato era destinato, come lui stesso probabilmente sapeva, a fallire, però lui ha fatto questo tentativo e poi lo ha concluso con un suicidio rituale alla maniera dei samurai. Quindi questo rappresentava un forte ritorno a un passato che il Giappone credeva di avere messo definitivamente da parte. Quindi parliamo del 1970, soltanto pochissimi anni dopo esce un libro di questo scrittore che si chiama anche lui Murakami, Murakami Ryu. Il libro si intitola Blu quasi trasparente, in italiano è stato tradotto con il titolo Blu quasi trasparente, in giapponese c'era una parola in più che sarebbe senza limiti. Era un libro che molto trasgressivo, perché raccontava l'esistenza di un gruppo di giovani giapponesi che vivevano in una base, in un luogo del Giappone, Sasebo, dove c'era una base militare americana e che erano dediti all'uso di droghe, sesso promiscuo, ascolto di musica rock. Tutti i riferimenti culturali, le citazioni presenti nel libro sono tutti occidentali. Non credo che ci sia un solo riferimento a qualche aspetto della cultura giapponese. Quindi, e poi era anche curioso il fatto che questi riferimenti mischiassero appunto elementi di cultura alta, tipo per esempio Baudelaire,
Bolero, Rimbaud, e poi i dischi dei Doors, oppure anche cose di musica pop ancora più, diciamo così, popolari. Negli stessi, questo suo libro è stato presentato al principale premio letterario giapponese, il premio Akutagawa, dividendo la giuria proprio in maniera drammatica, e quindi una parte dei giurati voleva assolutamente che il libro fosse premiato, e lo fu premiato, e una parte della giuria si dimise per protesta, ritenendo che questa premiazione rappresentasse proprio il massimo del degrado e della resa dei valori molto lontani da quelli tradizionali del Giappone. Era anche un libro molto esplicito dal punto di vista sessuale, con descrizioni piuttosto forti di orge, eccetera. Murakami Haruki appartiene più o meno alla stessa generazione di Ryu. Ci sono due anni soltanto di differenza. Ryu è nato nel 52 e Haruki nel 49. Haruki ha esordito con un romanzo che si intitolava Ascolta la canzone del vento. Questo romanzo lui non è tradotto in italiano, lui non vuole che i suoi primi due libri siano tradotti all'estero, quindi accetta la traduzione a partire dal terzo romanzo, che in italiano è stato pubblicato, se non vado errato, col titolo Nel segno della pecora. Quindi questi primi due libri lui li ritiene degli esperimenti acerbi e quindi non vuole che siano troppo divulgati. E sono dei libri senza una vera trama, quindi in cui lo scrittore che parla in prima persona, quasi tutti i libri di Murakami sono scritti in prima persona, sono due libri di atmosfera, situazioni piuttosto surreali, insomma riesce a creare un mondo che non sembra stare da nessuna parte, non sembra appartenere, non sembra avere delle coordinate geografiche, culturali, sociali precise, una sorta di mondo fluttuante, ma non fluttuante come si dice per esempio del ukiyo-e, fluttuante in uno spazio che è forse quello in cui vivono i giovani della sua generazione, che hanno si sono molto allontanati dalla tradizione giapponese e si riconoscono in tutto ciò che è occidentale, però nello stesso tempo rimangono giapponesi. Quindi è uno spazio, una sorta di strano limbo, però con il terzo libro, che si intitola appunto Nel segno della pecora o Sotto il segno della pecora, non ricordo esattamente, i suoi libri cominciano ad acquistare una fisionomia molto più definita, comincia a nascere questo suo mondo, questa sua visione di mondi paralleli, il mondo di qua e il mondo di là. In giapponese è un'espressione molto semplice, kochi no sekai, achi no sekai, lo dico per qualcuno che forse in sala magari conosce il giapponese, e sono, detto così in maniera molto sintetica, il mondo della realtà e il mondo dell'irrealtà, non necessariamente l'aldilà, il mondo dopo la morte, anche se qualche volta questo mondo dell'irrealtà è anche il mondo della morte. Questi due mondi sono in continuo contatto, è molto facile passare da una dimensione all'altra. E molto spesso nei suoi romanzi qualcuno dei personaggi scompare improvvisamente perché è successo qualcosa per cui è penetrato nell'altro mondo. E quindi le persone lo continuano a cercare e la parte realistica del romanzo
come dire, dialoga con la parte irreale in maniera molto convincente, cioè si fanno delle ricerche con, insomma, metodi investigativi del tutto realistici, però spesso la spiegazione sta semplicemente nel fatto che la persona ha attraversato per qualche ragione questo muro, quindi nei suoi libri a volte i personaggi attraversano i muri. Quindi questo libro già colpì molto i lettori e comincia, però era ancora un autore di culto, resta un autore di culto anche con il successo del suo libro successivo che si chiama La fine del mondo e il paese delle meraviglie hard boiled. Qualche volta i titoli italiani sono un po' diversi dagli originali, comunque grosso modo è questo, è un doppio titolo perché è un libro che contiene due libri, quindi per la prima volta lui adotta la struttura binaria che poi userà anche in altre opere, per esempio 1Q84, uno dei suoi libri più recenti, è tutto scritto, i primi due volumi sono tutti scritti usando una struttura binaria, un capitolo dedicato a un personaggio e un capitolo dedicato a un altro. E invece in questo La fine del mondo e il paese delle meraviglie, un capitolo non è dedicato a un mondo e un capitolo all'altro mondo, si alternano. L'altro mondo è un mondo dove un mondo misterioso, fatato, incantato, dove ci sono gli unicorni e dove il protagonista svolge un lavoro di bibliotecario in una biblioteca molto particolare dove al posto dei libri ci sono dei teschi di unicorno e questo uomo deve leggere i sogni che sono contenuti in questi libri teschi di unicorni, quindi è un'atmosfera sicuramente molto magica, è un po' borghesiana. C'è in Murakami questo rapporto costante tra sogno e libro. Il libro i libri sono sempre presenti nei libri di Murakami, quindi sono come delle strutture che contengono al loro interno, in un sistema di scatole cinesi, altri libri. Non si muove, non so se sto sbagliando qualcosa, forse lo devo girare così. Ecco, Yoshimoto Banana, Banana Yoshimoto, ma in giapponese si dice Yoshimoto Banana. Lei appartiene a una generazione successiva a quella dei due Murakami. Quindi lei nasce, diciamo, ha avuto la strada spianata dai due fratelli maggiori, perché loro hanno, vi dicevo che hanno abbattuto questa barriera tra letteratura alta e letteratura popolare. Per darvi un esempio di che cosa significhi questa barriera, gli scrittori come Kawabata o Mishima scrivevano libri che appartenevano a entrambe le categorie. Per esempio, Mishima scriveva dei romanzi che erano, per esempio, Confessione di una maschera oppure Dopo il banchetto, eccetera, che facevano parte della letteratura alta. Però per guadagnare scriveva anche dei romanzetti, storie d'amore, storie erotiche, eccetera. Li pubblicava entrambi col proprio nome, quindi non è che ricorresse a uno pseudonimo, però c'era una convenzione nel mondo letterario per cui i recensori non recensivano questi libri commerciali. Quindi una soluzione molto pragmatica in fondo, cioè loro potevano giocare su due fronti, uno quello dell'impegno letterario e l'altro quello dell'evasione. È una cosa piuttosto interessante che forse sarebbe anche divertente studiare di più, perché quando questi libri arrivano in Occidente, a volte il lettore occidentale non capisce che un libro appartiene alla categoria della letteratura bassa, perché questi connotati nella traduzione si perdono un po'. Quindi, per esempio, ci sono alcuni libri, uno si chiama Musica,
un altro si chiama La scuola della carne. Questi libri sono stati tradotti e in Occidente vengono recensiti come quelli più importanti, diciamo così. Invece in Giappone c'era questa, perfino Kawabata, premio Nobel, eccetera, anche lui scriveva libri che appartenevano a queste due categorie. Voglio dire, erano così nette che gli scrittori potevano decidere di scrivere quel libro, per esempio, per una rivista femminile. Molti di questi libri venivano pubblicati su riviste femminili a puntate e poi venivano pubblicati in volume e quindi vendevano molto e l'autore poteva permettersi di fare queste opere senza preoccuparsi troppo del risultato artistico. Murakami Haruki e Murakami Ryu rompono questa cosa perché fanno dei libri che sono l'una e l'altra cosa. Sono impegnati ma sono anche popolari, fanno riferimenti colti ma poi fanno anche riferimenti a cose come per esempio la musica di Burt Bacharach, dei Beatles, eccetera. E quindi Yoshimoto Banana arriva dopo, il problema non si pone più, quello che lei scrive alcuni lo giudicheranno alto, alcuni lo giudicheranno basso, ma comunque non rientra più, non c'è più questa necessità di definire esattamente a quale categoria appartengono i suoi libri. Ho capito. Credo, forse ho capito, era la direzione. Io ci mettevo più forza, ma non era una questione di forza quanto di direzione. Però ho sbagliato. Ecco. Sto usando il contrario. Devo girare così. Così. Capito, scusate, lo stavo usando al contrario, mi capita anche col mouse, non so se anche ad altri succede, che c'è qualche cosa che non va e poi alla fine mi rendo conto che giravo al contrario. Allora, questo libro è di uno scrittore che si chiama Takahashi Genichiro, e non questo libro, ma un altro di questo autore è tradotto anche in italiano col titolo di Sayonara Gangsters. Questo libro si chiama Bungakuga konnani wa katte ikashira, significa: ma sarà davvero possibile capire tanto la letteratura? Cioè, non succede niente, non c'è niente di male se capiamo la letteratura? È un titolo naturalmente ironico. Come vedete, la copertina è in stile manga. E dalle. Ecco, allora nella prima pagina si vede questa donna a letto con l'amante che di notte si alza di nascosto e va nella biblioteca, sembra che prenda un libro importante, un'opera letteraria, invece in realtà prende i manga che sono nascosti dietro e questo signore si sveglia e lei dice sensei, cioè si scopre che è il suo professore. Allora lui dice: che cosa stai facendo di nascosto? E lui si accorge che lei sta leggendo un manga e dice: cos'è che stai leggendo di nascosto? Se proprio devi leggere qualche cosa, allora almeno che sia letteratura. E poi le dà un grande bacio e sotto c'è scritto il nome dell'autore e il nome dell'illustratrice e lui scrive accanto al proprio nome Junbungakusaka, che significa autore di letteratura pura, letteratura alta. Quindi è un e poi c'è scritto disegnatrice di manga di tipo alto. È un modo di giocare su queste definizioni, è un modo di far capire che queste definizioni sono già crollate da tempo. Loro, Murakami, Haruki, Ryu, Banana, eccetera, hanno avuto dei sodalizi con dei grafici o dei pittori o degli artisti con cui hanno in qualche modo anche messo a punto, non soltanto hanno curato un aspetto, diciamo così, di marketing, ma hanno anche messo a punto un proprio stile, un modo di presentarsi nei confronti del pubblico. Per esempio, Murakami Haruki si è servito spesso di questo disegnatore che si chiama Sasaki Maki, che
crea un mondo vagamente simile a quello dei romanzi di Murakami, cioè un mondo un po' astratto, non precisamente localizzato in nessun paese, non è americano, non è giapponese, appartiene a una realtà piuttosto indefinibile. Questo è un altro Murakami, vi assicuro che è l'ultimo per questa serata, sono soltanto tre, perché volendo ce ne potrebbero essere anche di più. Questo è uno degli artisti più quotati oggi sulla scena internazionale, è un autore di questi disegnini apparentemente innocenti e kawaii. Kawaii è un termine che significa carino e che ormai è talmente diffuso che anche in italiano ho notato che spesso su giornali o riviste viene usato kawaii. Sì, quindi indica il mondo di Hello Kitty, per intenderci. Soltanto che questi artisti, rispetto all'industria che crea oggetti, gadget, eccetera, di tipo carino, rosa per ragazze, eccetera, eccetera, loro giocano introducendo anche degli elementi di trasgressivi, sia dal punto di vista della sessualità che dal punto di vista della violenza. Cioè introducono in un contesto apparentemente dolce, rassicurante, confortevole, degli elementi di inquietudine. Quindi, per esempio, ecco qua siamo nel pieno mondo del kawaii e qua siamo già nel mondo della trasgressione sessuale. Qua, questo è un altro pittore illustratore che ha collaborato moltissimo con Banana Yoshimoto. Adesso credo che la maggior parte dei libri della Feltrinelli di Banana hanno tutte le copertine. Per esempio questo, non è per fare autopubblicità, perché è un piccolo libro che ho scritto su Banana, ma vedete il genere, la bambina che da lontano guarda la casetta. Ecco, però anche qui siamo in questo regno del dolce, del rassicurante, però a volte questi bambini poi tirano fuori un coltello e hanno delle scritte oscene sulle loro camicie. Quindi c'è questo elemento di passaggio dall'innocenza all'esperienza, anzi più che esperienza, un'esperienza anche piuttosto estrema. Questa chiave di passaggio naturale, leggero, disinvolto da un ambiente rassicurante e confortevole a atmosfere angosciose è una delle caratteristiche che si ritrovano in molti autori giapponesi contemporanei. Banana, per esempio, è tipica di questo genere. Banana ha un grosso seguito sia in Italia che in Giappone, però ha anche molti detrattori, lettori che trovano insopportabile il suo genere, la trovano un po' zuccherosa, eccetera, però bisogna dire che pur con questa sua vena piuttosto sentimentalista non manca di introdurre elementi narrativi non del tutto rassicuranti. Per esempio, uno degli ultimi libri che è uscito in Italia, che si chiama A proposito di lei, racconta di... ci sono alcune scene anche di questo genere un po' tendenti al kawaii, ma ci sono stragi, genitori che uccidono i figli. Insomma, il tema della violenza e dell'inquietudine accompagna molti aspetti della cultura giapponese, anche nel cinema. Oggi non c'è il tempo di trattare anche questo tema, ma ci sono alcuni registi giapponesi contemporanei che rappresentano appunto una realtà molto inquietante. Uno di questi è Murakami Ryu, lo scrittore che è anche regista. Per esempio, un suo film è stato presentato alcuni anni fa col titolo Tokyo Decadence, e anche lì, insomma, la rappresentazione della realtà era particolarmente cruda. Non si può parlare di uno spazio... Questo è un altro scrittore, illustratore, artista ed è anche un cantante
e musicista rock, si chiama Hara Masumi, e Banana ha fatto molti libri in collaborazione con lui. Molti mi dicono: ma quanto sono prolifici Banana, Murakami, quanti libri scrivono, anche troppi, ma non sanno che quelli che arrivano in Italia sono circa il 30% della loro produzione, perché loro veramente scrivono moltissimo, perché sono messi sotto pressione dal sistema editoriale, come venivano messi sotto pressione anche Mishima, Tanizaki, Kawabata, e quindi scrivono molti libri. Alcuni di questi sono libri di viaggio, raccolte di recensioni, pensierini, ricette di cucina, insomma non sanno più che cosa inventarsi per mantenere questa industria che ognuno di loro rappresenta, perché ognuno di loro è circondato da segretari, autisti, cioè hanno come un laboratorio che devono anche mantenere. E quindi questo Hara Masumi è un collaboratore stretto di Banana. Scusate, che vi devo dire, non so. Come si vede, nonostante io viva in Giappone, non sono particolarmente abile nell'uso delle tecnologie. Mi sembra che tutti rappresentino questo aspetto di inquietudine e di realtà irreale. Un accenno molto rapido al manga. Allora, il manga, come sapete, è in Giappone diffusissimo, enormemente diffuso, e ha influenzato in maniera significativa la vita del Giappone, la cultura e la letteratura. Quindi, per esempio, scrittori come Yoshimoto Banana sono impensabili senza l'influenza del manga. Quindi il manga ha esercitato e continua a esercitare un ruolo molto importante. Allora, ci sono vari generi all'interno del manga. Uno di questi è il manga per ragazze, cioè il manga per ragazzi e il manga per ragazze. Il manga per ragazze è un genere che ha al suo interno anche una tipologia molto varia. Quindi passiamo da rappresentazioni del carino molto ingenue e molto innocenti a opere molto conturbanti e molto complesse. Una cosa che colpisce molto il pubblico occidentale è il fatto che questi manga siano destinati a delle ragazze giovanissime, che quindi possono andare dai 12 ai 13 ai 14 anni, e trattano temi molto forti. Questa mangaka si chiama Hagi Omoto, è una autrice di manga ed è considerata una delle figure più importanti del mondo della cultura giapponese contemporanea. Io l'ho invitata qualche anno fa a venire alla mia università, all'Orientale di Napoli, a tenere una conferenza, e mi ha colpito che sono venute da tutte le parti d'Italia giapponesi, donne giapponesi, che erano cresciute leggendo i suoi manga e che sono venute da Venezia, da Torino, da Milano, da varie parti, tutte per incontrarla come si incontra proprio una persona che ti ha cambiato la vita. Questo libro si chiama, ha un titolo che tradotto significa più o meno Alla mercé di un dio crudele, e poi c'è un sottotitolo che è After the Savage God, credo, io non lo riesco a leggere, ma dovrebbe essere. Allora, è After Us. Allora, questa è una citazione da Yeats. Pare che quando Yeats andò a vedere la Sagra della Primavera di Stravinsky, quella con dei ballet russe, con la coreografia di Nijinsky, abbia pronunciato questa frase, cioè intendeva dire: abbiamo raggiunto, talmente rotto ogni barriera, che non, dopo di ciò non ci sarà altro che il dio selvaggio. Questa frase è stata poi ripresa da un critico letterario inglese, Al Alvarez, che ha scritto un saggio sul tema del suicidio che dava particolare spazio a Sylvia Plath, si chiamava The Savage God.
E come vedete, un manga, cioè una cosa che si suppone sia di cultura bassa, popolare, ha già nel titolo una citazione ipercolta, e tutto questo manga, che è in 10 volumi, è ricchissimo di citazioni, opere liriche, musicisti, Wagner, Schubert, poesie anche di poeti inglesi minori, cioè ha tutta una telaiatura sofisticatissima. È una storia però molto molto cruda, molto violenta, molto terribile, piena di incesti, stupri, una specie di tragedia elisabettiana portata al tempo presente, e ha veramente una audacia, una forza narrativa straordinaria. Come sono arrivato a questo libro? Perché ho chiesto a Banana Yoshimoto di suggerirmi qualcosa, di qualche opera di letteratura che lei ritenesse veramente importante. E lei mi ha detto questo libro di Hagio Moto. Fine. Mi ha detto: è a livello di Dostoevsky. Io sono andato in libreria, ho chiesto, le commesse hanno confabulato, ah, non è a questo piano, deve andare a un altro piano, perché le librerie giapponesi a volte hanno 8-9 piani. Quindi sono andato al piano che mi era stato indicato, era il piano dei manga. Ho chiesto, mi hanno dato questi volumetti, 10 volumi, e insomma, ho cominciato a leggere, ma molto perplesso. E poi ho chiesto a Banana: scusa, ma forse non ci siamo capiti, io ti avevo chiesto un'opera letteraria. Lei ha detto: ah, ma questo è più importante di qualsiasi romanzo tu possa leggere oggi. E devo dire che effettivamente è un'opera straordinaria, molto comincia, ha anche un intreccio complicatissimo che è impossibile raccontare. Comunque, un po' credo che si possa dire che, come oggi il cinema è in parte superato dalle serie televisive, cioè ci sono alcune serie televisive che sono, per complessità, ricchezza di temi, originalità, audacia, superiore a opere di registi cinematografici, allo stesso modo possono esserci dei manga che sono più importanti delle opere di autori anche come Oikenzabro, ma naturalmente Oikenzabro non lo penserebbe mai, ma diciamo che parlano un altro linguaggio, entrano in un altro mondo, ma hanno un coraggio di osare che pochi scrittori oggi hanno. Quindi il libro comincia, questa saga, lunga storia, comincia con questi due fratellastri che sono andati al funerale dei genitori del padre. Loro hanno, vabbè, non ve lo spiego perché sarebbe troppo complicato, comunque. Poi c'è un flashback, la storia comincia a Boston, quindi è tutto un mondo occidentale. La storia comincia a Boston, dove c'è un negozio di antiquariato, entra un cliente molto ricco e chiede di acquistare un'Elsa della spada che ha visto in vetrina. Allora lei, la signora, gli spiega che non lo può vendere perché è un ricordo di suo marito morto. Allora lui dice: ma io veramente lo voglio perché fa la coppia con quella di mia moglie, che è morta anche lei, cioè sono due vedovi. Quindi comincia con dei toni tipici da feuilleton, e poi arriva un ragazzino di 16 anni, così, che è il figlio di lei. Insomma, nasce un grande amore tra lei e questo ricchissimo signore, e si sposano e vanno a vivere in Inghilterra. Però si scopre, adesso vado molto velocemente così, ma si scopre che in realtà lui è un sadico che ha già procurato la morte di varie persone, stupra, eccetera, eccetera, e comincia a abusare di questo ragazzo sedicenne, e lui non può dirlo alla madre perché la madre è molto fragile psichicamente e quindi non ha il coraggio di rivelarle questa realtà, ed è talmente disperato che
come vedete, guardate dal punto di vista grafico com'è interessante la rappresentazione della sua disperazione, cioè questo motivo del pullover si scompone rappresentando il suo stato di disgregazione psichica. Queste sono le scene dove si vede questo mostro del Savage God, sarebbe, e quindi tutta questa storia ruota intorno appunto a questo, adesso vi dico, non c'entra niente, però siccome fortunatamente sono riuscito a spostarlo, adesso lo tengo lì per paura di perderlo. Allora, quindi vi dicevo, è un'opera di grande complessità, per la quale sono stati scomodati Freud, esiste un saggio di Freud sul perché le donne hanno delle fantasie provocate da immagini di ragazzi che vengono frustati, eccetera, eccetera. Insomma, c'è stato un grande interesse, un grande studio per questo, attorno a quest'opera, e la Hagiomoto è una vera star del genere manga. Quando c'è stato all'Istituto Italiano di Cultura un ricevimento e lei è arrivata, c'era un ex primo ministro giapponese. Quando lui ha saputo che lei era, che c'era questa disegnatrice, è andato di corsa da lei come se fosse andato da, non so, appunto da un premio Nobel, eccetera. Allora, volevo, attraverso il racconto di vari generi, non posso, non c'è il tempo di parlare per esempio di Miyazaki Hayao, che è un grandissimo regista di film animati, adesso è stato credo riproposto nelle sale un suo film con un nuovo doppiaggio, è stato presentato in una forma più curata, è quello che ha vinto il premio Leone d'Oro alla carriera alcuni anni fa, ed è effettivamente, anche se è un regista di cartoni animati, uno dei grandi geni del nostro tempo, come un tempo, non so, c'erano Bergman, Fellini, Kurosawa. Oggi, non lo dico soltanto io, ma forse uno dei grandi geni è questo autore di cartoni animati. Sono opere che possono vedere anche i bambini divertendosi, però hanno strati, veramente infiniti strati di complessità, quindi possono essere anche indagati e studiati in maniera più approfondita, analizzandone le simbologie, i rapporti con la storia, eccetera. E lui, tra l'altro, è anche un cultore dell'Italia. C'è un film suo che si chiama Porco Rosso, che è pieno, è tutto, si svolge tutto in Italia, e è un appassionato delle imprese degli aviatori italiani. Insomma, è un film molto, molto divertente anche da questo punto di vista, anche molto curato per essere un film giapponese ambientato in Italia durante il fascismo. Ci sono pochissimi errori, ma davvero quasi inesistenti, quindi è anche fatto con molta cura. Questo è, credo di dovermi avvicinare alla conclusione, questo è un libro, lì sopra c'è scritto Kafka, ed è un librone di 800 pagine circa, che contiene tutte le domande che attraverso il web i lettori hanno rivolto a Murakami a proposito del libro Kafka sulla spiaggia. Quindi una cosa molto interessante in Giappone è che quando esce un libro importante naturalmente, non è che questo valga per tutti i libri, questo suscita un fenomeno per cui nascono altre opere di commento, quindi per esempio intorno a Kafka sulla spiaggia, siccome sono dei libri enigmatici, pieni di punti interrogativi, suscitano la curiosità dei lettori, i quali scrivono, e poi nel volume Murakami dà alcune risposte e altre le lascia così, su altri aspetti lascia nel dubbio. Un altro aspetto interessante è che siccome Murakami cita molte opere all'interno dei suoi libri, cioè cita film, romanzi, musiche, eccetera,
e un suo libro vende 2 milioni, 3 milioni, anche 4 milioni di copie solo in Giappone, anche se il 10% di quei lettori compra un disco di cui lui parla, è già un best seller. Quindi, per esempio, lui parla in 1Q84 della Sinfonietta di Janacek, e c'è stato un boom della Sinfonietta di Janacek. Lo avevano in parte previsto, ma hanno dovuto correre la casa discografica a stampare copie su copie di questa sinfonietta. Perfino un libro di Chekhov che si chiama Sakhalin, l'isola dei deportati, che è il libro più, come dire, difficile forse che Chekhov abbia mai scritto, perché è un reportage che lui come medico aveva scritto dopo una sua visita a Sakhalin, e quindi un libro veramente arduo, per la prima volta nella storia è diventato un best seller, perché viene molto citato all'interno di 1Q84 e quindi tantissimi lettori lo hanno acquistato. Quindi, quando è uscito 1Q84, non soltanto le librerie erano piene di piramidi gigantesche con i due volumi del libro, sono usciti prima i primi due, poi ne è uscito un terzo dopo un anno, ma c'erano accanto altre piramidine più piccole con Janacek, con Sakhalin, con Out of Africa di Karen Blixen, cioè un remida che ogni opera che tocca o che cita trasforma in oro. Quindi naturalmente tutti gli scrittori sognerebbero di essere citati nei suoi romanzi, però lui di solito cita soprattutto, intanto rarissimo che citi giapponesi, cita soprattutto autori occidentali, e poi sono spesso autori del passato. Lui ha in particolare il culto di Fitzgerald, poi che ha anche tradotto Salinger, Chandler, eccetera, eccetera. Questi autori sono nelle librerie, accanto ai libri di Murakami ci sono anche i libri di questi autori da lui, a volte tradotti, a volte amati, e forse... Ah, questo, se ci sono dei lettori di 1Q84, ci sono? Ecco, allora, in Giappone sono usciti, non vi so dire quanti libri su 1Q84, ma ne saranno usciti almeno 20. Io mi vanto di essere l'unico che ha scoperto l'esistenza di queste due opere. Questo è un romanzo di fantascienza surreale, assurdo, veramente un libro molto folle, con anche con questi gnomi nazisti che si chiamano The Little People, e poi c'è un film con Sean Connery di Walt Disney che si chiama Darby O'Gill and the Little People. E niente di più lontano dal mondo di Murakami, però è un film che contiene al suo interno dei piccoli mostri, diciamo così, che sono abbastanza simili ai suoi Little People. Io non ho avuto il coraggio di chiedergli se lui si è ispirato a questi, se ha trovato una vaga ispirazione, perché è proprio il tipo di domanda che non gli piace, quindi mi sono ben guardato dal chiederglielo, però secondo me può darsi, perché in particolare questo film è stato presentato anche in Giappone e quindi potrebbe, ma in maniera del tutto, come dire, indiretta, però come quelle piccole cose che a volte si insinuano nella mente di un autore, forse senza neanche che lui lo sappia, e che poi invece germogliano in qualcosa di completamente diverso. Questo è sempre Murakami Takashi, soltanto per chiudere. Fine. Grazie. 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 Molte, molte grazie, Giorgio. Abbiamo come consuetudine un po' di tempo per chiacchierare con il nostro ospite, con le vostre domande e i vostri commenti. Cominciamo subito con la signora. Grazie.
Anzitutto grazie per panoramica veramente godibilissima di un tema godibilissimo. Io avrei due domande che penso siano collegate. La prima è: mi interessava moltissimo quello che è stato detto sulla produzione parallela, letteratura alta, letteratura bassa, di alcuni di quelli che io ero abituata a considerare i numi assolutamente puri e incontaminati della letteratura alta giapponese, dimostrando quanto poco ne so. E quello che vorrei capire è questo: oltre che per tratti extratestuali, il romanzo viene pubblicato su rivista femminile, poi viene le puntate vengono raccolte in volume, diventa un bestseller e nessuno recensisce. Le opere di letteratura bassa, commerciale, che Mishima e gli altri producono, si distinguono dalle loro opere di letteratura alta anche per tratti, che ne so, lessicali, stilistici, tematici? E la seconda domanda è questa: mi interessa il possibile parallelismo che c'è tra il superamento della dicotomia tra letteratura alta e letteratura bassa, che si realizza nei due Murakami e poi in seguito, nel superamento di una dicotomia che invece penso sia caratteristica, questo superamento di Murakami Haruki, vale a dire il superamento della dicotomia tra mondo di qua e mondo di là. Mi spiego. A parte Norwegian Wood, che si svolge, a parte i due primi, che si svolgono non ho capito bene dove, me li sono dovuti andare a fotocopiare alla biblioteca di Princeton, perché come sa sono fuori commercio dovunque. A parte appunto Norwegian Wood, che si svolge, per quello che ricordo, solo di qua. E a parte La fine del mondo e il paese della meraviglia Hardboiled, si svolge in un altrove, in due diversi altrove che sono altrove, però sono entrambi altrove. Gli altri si svolgono tutti tra mondo di qua e mondo di là. E questa è una cosa molto trasgressiva per la letteratura alta occidentale, perché questa è una forma naturalmente... Volevo semplicemente sapere se lei vede un collegamento tra questo superamento della dicotomia alto-basso e l'introduzione di temi di letteratura a tutti gli effetti fantastica nell'opera di Murakami. Sì, mi scusi perché la prima domanda l'ho dimenticata, mi è passata di mente. Quali tratti, oltre che tratti extratestuali, pubblicati? Sì, d'accordo, d'accordo. Allora, come prima avevo detto, allora sì, ci sono delle differenze, assolutamente. Non sono delle differenze molto marcate, al punto che quando vengono tradotti si perdono. Quindi non sono molto marcate. Io mi chiedo se non ci appaiano poco marcate, perché insomma, nel mio caso, nel caso di miei coetanei, le abbiamo lette a distanza rispetto a quando sono uscite, quindi forse nel momento in cui sono uscite avevano una, si notava maggiormente questa differenza, però naturalmente sono scritte comunque in una lingua corretta, perché loro non è che quando corretta intendo dire di una certa eleganza, perché non è che quando loro scrivevano cose commerciali si lasciassero andare, mantenevano comunque una certa compostezza, però diciamo che forse quello che li differenzia dagli altri è una certa superficialità nel trattare i temi. Alcune storie per esempio di Mishima, come tema potrebbero essere, c'è un romanzo bellissimo secondo me che si chiama Dopo il banchetto, che è tradotto anche in italiano. Ecco, questo fa parte dei libri alti, pur essendo un libro che si legge in maniera molto, insomma è un libro molto coesivo, che si legge con facilità, diciamo così. Però tratta un tema, cioè la storia di una ex geisha che diventa poi, si innamora di un uomo politico, vuole entrare nella politica, eccetera, eccetera, poteva essere benissimo trattata a un livello commerciale. Però lui l'ha trattata in maniera, come dire, approfondendo il tema, rappresentando tutti i passaggi psicologici in maniera molto dettagliata, sottile, cioè è un'opera di qualità. Quelli che ha scritto in maniera più sbrigativa, appunto per riviste appuntate, eccetera, sono
più superficiali, cioè si avverte che lo scrittore, anche dal punto di vista proprio di quantità, cioè di tempo, ha dedicato meno tempo a quell'opera. Quindi c'è una certa differenza anche nell'uso dei termini, sono un po' più facili, per esempio usa dei termini più corrivi, meno sofisticati, a volte sono un po', insomma, è un po' mediocre in alcuni casi lo stile, pur senza essere mai di livello scadente. Per quanto riguarda l'altro discorso, io direi che la dicotomia letteratura alta e letteratura bassa e i due mondi, secondo me, non sono due discorsi separati, cioè non mi pare, questa è una mia impressione naturalmente, però non mi pare che ci sia una relazione tra queste due cose. E poi effettivamente Norwegian Wood fino a un certo punto è stato l'unico libro di ambiente realistico, poi però ne ha scritto un altro a sud del confine, a ovest del sole, che è un po' in quella linea, e l'ultimo, quello che sta per uscire in Italia, non l'ho tradotto io ma è in uscita, si chiama Tazaki Tsukuru, l'incolore, i suoi anni di pellegrinaggio, mi pare che sia il titolo italiano. Questo di nuovo fa parte di quelli, diciamo così, realistici. I primi due libri, io prima non l'ho detto, quelli che Murakami rifiuta di far pubblicare, in realtà sono stati tradotti una volta, però sono stati tradotti per una collana rivolta ai giapponesi che vogliono imparare l'inglese, una piccola serie che si chiamava Kodansha Library, e quindi erano stati fatti per il pubblico giapponese e lui poi non li ha voluti più far ripubblicare, li preferisce tenerli nascosti, però non sono male, non sono niente male in realtà neanche questi. Prego. Quanto è difficile tradurre i maestri giapponesi? Cioè, mi spiego. Io di Kawabata ho letto alcuni romanzi, invece questi brevi racconti mi hanno veramente stancata. Cioè, alcuni sono riuscita difficile, l'ho letto tutto, ma alcuni mi hanno lasciata perplessa. Cioè, ecco, è difficile, ma mi spiega perché. Ma immagino che lei sarà rimasta perplessa leggendo anche tanti altri libri di tanti altri scrittori, cioè tutti noi lettori siamo spesso perplessi e non... Come lei ha eloquentemente descritto, cioè è tutto un mondo diverso, cioè, però pensavo di essere abbastanza dentro a quella che era la letteratura giapponese, invece questi veramente mi hanno lasciata un po' perplessa, non mi sono piaciuti. Guardi, molto. Io non so che dirle, ce n'è uno, allora c'è uno di quei racconti che davvero mi rendo conto, quella è un'opera teatrale in realtà. Allora, c'è un dramma teatrale e quello capisco che sia davvero molto difficile da apprezzare, però a parte quello, secondo me, mi perdoni, ma io sono perplesso dalla sua perplessità, perché io li trovo bellissimi, a me piacciono moltissimo. Quindi, e poi ce ne sono un paio che sono, per esempio, Crisantemo nella roccia, pieno di citazioni un po' ardue, però per esempio Prima neve sul Fuji mi sembra un racconto, quello anche universale come temi, eccetera. Comunque, sì, appunto, cioè, ci sono anche dei gusti, voglio dire, è difficile, guardi, è un incubo, è un incubo, tradurre è una sorta di, bisogna essere un po' masochisti per tradurre. Sì, perché è una cosa che non dà mai soddisfazione. Come dicono i Rolling Stones, I can get no satisfaction, perché è una, davvero una ricerca inesauribile, e poi a un certo punto purtroppo il libro deve, se fosse per me non li farei uscire mai, perché c'è sempre la possibilità di trovare una soluzione migliore, però naturalmente tradurre dal giapponese, io ho fatto anche alcune traduzioni dall'inglese,
E devo dire sì, che effettivamente è molto difficile. Però, scusate, rettifico subito quello che ho appena detto, in parte. Cioè, è vero che non c'è mai un momento di completo appagamento, però ci sono anche dei momenti di temporanea felicità, perché a volte si riescono a trovare delle soluzioni che all'inizio sembravano impossibili. Comunque, il fatto che poi qualcuno possa leggere questi libri pur rimanendo perplesso è comunque quello è secondo me un bel risultato, però non è necessariamente accompagnato da un senso di completo appagamento da parte del traduttore. Lei ha sottolineato nel racconto delle opere che ci ha illustrato alcuni caratteri che si ripetono nella letteratura, come anche nei manga, nel cinema, insomma in quello che è il comparto culturale giapponese, che sono questa crudeltà, questo diciamo desiderio di violenza. E poi mi ha molto colpito anche questa questione della maniacalità del pubblico giapponese rispetto a un'opera che piace, nella quale poi si costruiscono molte altre cose. A suo parere, questi tratti, questi caratteri, la maniacalità, la crudezza, la violenza, insomma, sono parte stringente del tessuto culturale giapponese fin dall'antichità? Sì, sì. Esiste uno specifico giapponese, per fortuna. Cioè, per quanto la globalizzazione abbia invaso il sistema solare, tuttavia rimangono delle caratteristiche, e il mondo giapponese è stato spesso, insomma, ci sono esempi anche molto antichi di questi elementi. Perché? Naturalmente non si può dare un perché, che non si può sperare di trovare una ragione che spieghi tutto, però secondo me una spiegazione, almeno una, la si può trovare nel fatto che la società giapponese è una società molto rigida. Allora questa rigidità porta le questa rigidità ha dei risultati dal punto di vista sociale molto positivi, perché è una società molto ordinata, molto ben funzionante, dove anche tanti diritti delle persone sono rispettati nella quotidianità, gli utenti sono rispettati, i clienti, eccetera, eccetera. Quindi diciamo si vive molto bene, però nello stesso tempo si paga un prezzo, e che è quello di dover sempre rimanere all'interno di certe strutture, non si possono infrangere delle regole. Allora, questo stato di costante costrizione, secondo me, produce dei risultati di questo tipo, cioè le persone hanno bisogno in qualche misura di trasgredire. Se non altro nell'aspetto fantastico, sì, però nella fantasia. Quindi queste opere così forti anche nei temi, eccetera, non significano, cioè non sono accompagnate da un comportamento così nella vita sociale. Cioè chi legge queste storie, chi scrive, chi legge queste storie, sono poi persone molto tranquille, molto miti, molto ordinate nella maggior parte dei casi. È proprio uno sfogo che l'immaginazione trova in forme di ribellione. Quindi secondo me per questo c'è un certo grado di crudeltà. Se lei conoscesse la disegnatrice di manga che ha scritto quel libro di tutte quelle storie di incesti, stupri, eccetera, vedrebbe che è la signora più adorabile del mondo. Beh, poi vestita un po' come la regina Elisabetta, con la borsa, il cappellino, una persona assolutamente adorabile, ed è interessante che dietro quel cappellino col fiore si nasconda una mente così crudelmente visionaria. Io non sono una grande lettrice di Murakami, conosco soprattutto la Yoshimoto, e di lei mi ha sempre colpito il fatto che descrive incesto, violenze o comunque esperienze al limite, e poi le affianca ad azioni quotidiane normalissime come lavarsi il viso la mattina, dare il buongiorno al vicino. E ho percepito questa associazione normalissima
ad un desiderio di non incentrare la visione del mondo tramite la finestra del sesso, ma ad un tipo di visione che vuole dire: non è solamente, questa non è la mia personalità, è un aspetto della mia personalità, non è il mio insieme. Mentre noi, quando, non so, veniamo a conoscenza di un tabù che è stato infranto, tendiamo a concentrarci su quello e a ridimensionare la nostra visione della persona in base a quell'aspetto. Volevo sapere lei cosa ne pensa. Sì, veramente lei lo ha detto molto bene, è così, secondo me è così per Banana ed è anche così in gran parte per i giapponesi. Io credo che dipenda anche dal fatto che il Giappone non è un paese che abbia avuto un'influenza cristiana o tantomeno cattolica, quindi loro hanno altri tipi di dogmi o di tabù, diciamo così. Quindi non è così fortemente tabuizzato il tema sessuale, mentre è tabuizzato il tema dell'infrazione delle regole sociali. Quindi in Giappone, come forse molti di voi saprete, ci sono due religioni che sono shintoismo e buddismo che convivono. Poi naturalmente ci sono anche cristianesimo, ci sono tante altre forme religiose, però sono delle minoranze. Ma la vera religione, la vera ideologia del Giappone è quella confuciana. Cioè che il Giappone è molto più confuciano della Cina, credo, e quindi conta, è molto importante il rispetto della gerarchia, il rispetto del proprio posto nella società. Quindi il vero peccato nella società giapponese è non rispettare il contesto sociale, quindi non è quello del sesso. E quindi in più direi che Banana proprio personalmente ha questo tipo di mentalità, per cui per lei, diciamo, lei è amica dei suoi personaggi. Quando aveva 23 anni ha scritto Kitchen, dove c'è un personaggio di una mamma che era prima un uomo e che ha cambiato sesso, e lei così a 23 anni con grande naturalezza ha scritto questo romanzo che effettivamente trasmette un senso di, non trasmette per niente un senso di peccato, racconta questa cosa dalla prospettiva piuttosto dell'amore, dell'affetto, della coesione dei sentimenti. Però lei è anche una cittadina molto come dire, rispettosa delle regole, quasi tutti i giapponesi lo sono, anche i punk. Cioè il Giappone è un posto dove ci sono per esempio dei negozi che vendono, adesso naturalmente il punk non è più così di moda, però continua ad avere un suo pubblico, diciamo così. Quindi ci sono dei negozietti che vendono le cose, le lamette, non so, tutto quel tipo di parafernalia tipico del mondo punk. Però se uno entra in quei negozi, i commessi fanno l'inchino, è un mondo così. Salve, e qui dall'ultima fila noi siamo molto affascinati invece da quel, diciamo, da quello scambio mai interrotto fra mondo reale e mondo irreale, no? In tutti i libri di Murakami, almeno che abbiamo letto noi, nei film di Miyazaki, eccetera. Allora, la mia curiosità è, anche per questo c'è una radice culturale, storica, no? Perché noi, almeno noi l'abbiamo visto nella produzione culturale giapponese della seconda metà del Novecento, ma questa cosa qui da dove viene, se viene da qualche parte? Grazie. Ah, allora, naturalmente nella tradizione giapponese, sin dalla prima opera proprio della letteratura giapponese, che è anche la prima opera storiografica, parliamo dell'VIII secolo d.C., ci sono immagini della discesa agli inferi, tra l'altro molto simili anche a dei miti greci tipo Orfeo, eccetera. Quindi da sempre c'è questa visione del mondo, dell'altro mondo, eccetera.
E poi nel corso dei secoli ci sono molte opere, anche per esempio durante il periodo Edo, ci sono opere di fantasmi, c'è cioè una ricchissima letteratura di fantasmi, e in fondo anche il teatro No è un teatro in gran parte che racconta storie di fantasmi. Quindi la dimensione di un altro mondo di qualche tipo è sempre esistita. Però questo succede in tutte le culture, cioè non credo che esista una cultura, una civiltà che non abbia questo senso di un altro mondo. Quello che è interessante è che Murakami ne ha fatto una sua nota, e secondo me, volendo, si potrebbe anche forse ritrovare qualche radice nel mondo giapponese, però la mia sensazione è che nasca veramente da lui, cioè sono quelle cose che poi sono le cose che rendono uno scrittore unico, cioè quello spazio privato, personale, unico di ogni scrittore nutrito dalla sua immaginazione. Quindi io credo che la radice di queste immagini, di questi suoi mondi paralleli, eccetera, non sia nella tradizione giapponese. E Miyazaki è un pochino diverso, però sono contento di vedere che qualcuno conosce Miyazaki. È un po' diverso perché credo che in Miyazaki anche lui è un visionario, come Murakami, però in lui forse i rapporti con la tradizione giapponese sono più riconoscibili. Per esempio un film come Mononoke Hime, la principessa Mononoke, oppure La città incantata, lì, voglio dire, insomma, c'è molto materiale che si collega a antiche tradizioni giapponesi, quindi lì vedo maggiore rapporto. In Murakami, secondo me, è proprio una sua dimensione interna. Buonasera, la mia domanda riguarda il rapporto con il cibo che emerge in alcune pagine di romanzi sia di Murakami che di Kawakami. A volte si leggono delle pagine intere che descrivono in maniera quasi capziosa anche il fondo del piatto, di una tazza, di un bicchiere, e mi sono chiesta così, solo per curiosità, ma è un rapporto proprio giapponese con il cibo, sono espedienti letterari e romanzo, perché sembra un po' trasversale a diversi autori. Ha toccato un tema che mi interessa molto, negli ultimi anni davvero questo interesse per il cibo in Giappone si è sviluppato in maniera davvero straordinaria. Allora, molti anni fa, credo che siano passati forse 20, no, adesso non ricordo, comunque è uscito un manga che si chiamava Oishimbo. Oishi significa buono, detto delle cose da mangiare, soltanto per le cose da mangiare si dice, quando una cosa è buona si dice Oishi. Oishimbo sarebbe una persona per cui il gusto per il cibo è molto sviluppato, ed era un manga uscito, credo che ancora esca, ne saranno usciti forse 150 volumi, eccetera, ed è la storia di un giovane che ama in maniera maniacale il cibo e lo conosce benissimo, quindi frequenta i ristoranti, va da un ristorante all'altro e analizza i sapori, ci sono tutte storie incentrate su questo tema. E quasi contemporaneamente erano usciti Oishimbo, era uscito Kitchen di Yoshimoto Banana, però è stato un fenomeno in continua ascesa e adesso non si può neanche immaginare che cosa sia, e addirittura c'è stato uno sceneggiato televisivo. Allora, la NHK, che è il canale nazionale giapponese, come la RAI per noi, fa ogni anno due serie televisive che si fanno la mattina dalle 8 alle 8 e un quarto, e ognuna dura 6 mesi, quindi sono molto importanti perché per
circa 6 mesi tutte le persone cominciano a parlare con quel linguaggio, hanno grossa influenza. E hanno fatto uno di questi terebidrama, si chiamano in giapponese, che è la storia di una donna vista sin dall'infanzia che ha un amore sviscerato per il cibo. Era molto strano perché questo culto del cibo è recente, ma loro lo hanno, come dire, retrodatato, cioè hanno immaginato che alla fine dell'Ottocento, perché questa storia comincia verso la fine dell'Ottocento e poi dura fino alla guerra e al dopoguerra, quindi i personaggi crescono, invecchiano, eccetera, e tutti non fanno altro che pensare e parlare di cibo, cosa che in quell'epoca non era così diffusa, non si usava, e quindi è molto irreale. Però è veramente una mania. C'è anche un film molto bello, non so se l'avete visto, Tampopo, che parla del cibo, un film molto molto bello, se vi capita di recuperarlo perché esiste in DVD. E poi c'è un disegnatore, Taniguchi Jirō, che ha scritto un manga, cioè non è proprio un manga, è un fumetto, perché non è quelli con gli occhioni, è uno stile un po' diverso, che è la storia, si chiama Il gourmet solitario, ed è la storia di uno che anche lui gira i ristoranti e tutte le ricette sono spiegate in maniera molto dettagliata. Insomma, ci sono molte serie televisive, fumetti, romanzi, è molto diffuso. Perché? Non lo so, però devo dire che quando sono tornato in Italia, proprio ora, pochi giorni fa, io ho sempre pensato che questo fenomeno fosse molto forte in Giappone, ho visto che anche qui si è diffuso, ci sono questi programmi con quei chef antipaticissimi che almeno in Giappone non ci sono, questi qua, cioè sono tutti gentili e collaborativi, e insomma ho visto che anche qui mi sembra che abbia che si stia diffondendo un rapporto un po' maniacale col cibo. E quindi forse la domanda ce la dobbiamo porre un po' tutti, quindi non tanto perché in Giappone è così, ma perché in questa fase della storia c'è questa rivalutazione. Forse la libido si sta spostando sul cibo. Questa mi è venuta in mente adesso questa intuizione. Mi chiedo se non ci sia un trasferimento dovuto così a ragioni imperscrutabili per cui le persone stanno acquistando maggiore rapporto. Sembra che ci sia una sensualità del mangiare. Anche il vino. Per esempio in Giappone adesso quando si beve il sake, prima è sempre stata una delle cose più rilassanti e più semplici del mondo, adesso si arriva lì e ti fanno le spiegazioni come in Italia nei buoni ristoranti, e questo è secco, questo è stato fatto così, questo è stato fatto così. Insomma, sta diventando una forma di, cioè un ipertesto del cibo. Dobbiamo chiudere qui con precisione nipponica. Però siete tutti invitati nella stanza qui di fronte per un piccolo rinfresco, avrete occasione per parlare ancora con Giorgia Mitrano, che vorrei ringraziassimo ancora una volta insieme. Grazie, grazie a voi. Grazie, grazie a te.